Naturalmente grazie per l'invito e per avermi dato l'opportunità non solo di respirare un po' di aria pulita, nonostante il caldo, diciamo, riaffacciarmi su questa splendida valle e di aver ascoltato importanti contributi scientifici. Dicevi prima, purtroppo ci sono delle discipline che non sono molto confidenziali ad alcuni dei presenti, per cui è come se vi fossero dei momenti in cui uno si deve estraniare. La verità è che i temi del nostro tempo sono tutti interdisciplinari. Non esiste nessun tema che non sia interdisciplinare. Per cui se vogliamo fare qualcosa ci dobbiamo sacrificare a sentire quello che si occupa di materie che non sono le nostre. Ed è esattamente, questo lo diceva un grande maestro nostro, il professore Abbamonte, che abbiamo perduto da poco, lo diceva nel campo del diritto, ma il tema è generale, perché anche il diritto può essere diviso in tante branche, no? Civile, amministrativo, penale, ma non esistono più questi confini, perché oggi parlare di diritto amministrativo senza capire che i comuni fanno attività di diritto privato quando fanno i contratti significa non capire come funziona l'amministrazione. Ma questo è vero in generale come contatto virtuoso, come scintilla interdisciplinare anche da discipline di campi diversi. E questo è un campo in cui devono coesistere, convivere, condannati a collaborare i giuristi, gli economisti, i tecnici e gli amministratori poi che devono fare la loro parte. Non è un campo da addetti ai lavori. Io vorrei esprimervi questo concetto e questo auspicio. Noi dovremmo vivere questo tema del sisma bonus e dell'efficientamento energetico, che io poi cercherò di dire il senso di questo mio messaggio, il tema della rigenerazione urbana, dobbiamo farlo vivere ed affermarlo come se fosse la terza tappa di un cammino, diciamo, dell'Italia post secondo conflitto bellico. Il primo cammino è stata la ricostruzione dopo la guerra, la tragedia della guerra. Abbiamo ricostruito con quello che potevamo. Abbiamo trasformato questo paese da un paese agricolo a un paese industriale. Siamo stati anche in posizioni importanti nella classifica dei paesi industriali. Lo siamo tuttora, siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa. Poi sono arrivati i mitici anni 60, anni straordinari per chi li ha potuti vivere, ma anche gli anni che hanno determinato le condizioni non solo del debito pubblico, ma le condizioni di un debito epocale. Stamattina ero alla centrale del Garigliano. L'Europa è un, diciamo, è varia, ma anche la Campania non si fa mancare niente. Per cui io la mattina mi sveglio tra emergenza sismica, emergenza immigrati, emergenza depuratori, emergenza roghi, emergenza disoccupati. Stamattina mi sono Ho voluto cambiare un po' d'aria a parlare anche di problemi di scorie radioattive. Si sta smantellando questa centrale, voi dite che c'entra? E ve lo dico io che c'entra. Mi dicono che quella opera e la dismissione di quell'opera segna un passaggio epocale, culturale, di visione del mondo. Cioè quegli anni lì, e gli anni 60 in genere sono gli anni della crescita tumultuosa e infinita, del consumo del suolo, dell'illusione che l'energia fosse inesauribile, del mito industrialista dell'abbandono delle zone interne, voi ne sapete qualcosa, gli anni dell'ubriacatura della modernità come crescita e consumo verso l'infinito. Poi ci siamo resi conto che era un'ubriacatura. Il suolo non è infinito, le risorse energetiche non sono infinite e proprio gli italiani lo dovrebbero sapere più degli altri perché non ne teniamo. L'ambiente non è nostra proprietà perché siamo una generazione di passaggio e abbiamo il dovere di consegnare
il mondo per la parte che ci compete a quelli che verranno dopo per come l'abbiamo ricevuto da quelli che c'erano prima di noi. E quindi ci siamo dovuti dare una regolata. Noi siamo nella terza fase di questo cammino, la ricostruzione, l'illusione della crescita verso l'infinito, il recupero di una dimensione civile ed equilibrata delle risorse e del rapporto tra l'uomo e la natura. Non ne siamo pienamente consapevoli, ma siamo dentro questa fase. Io non so se qualcuno scherzava, qualcuno mi dice che Amazon vendono le fialette ai cinesi dove c'è l'aria. Forse è una battuta, uno compra su Amazon una fialetta d'aria, perché ci sono dei luoghi in Cina dove non si respira. Tu esci dall'albergo e ti devi mettere la mascherina. Forse è una battuta, ma non siamo molto lontani dalla realtà. Allora, in un momento storico nel quale riscopriamo i valori e i doveri del risparmio energetico, perché siamo un paese importatore di energia, del non consumo del suolo e quindi del recupero del costruito e del patrimonio edilizio, nel momento in cui noi avvertiamo l'esigenza, soprattutto in territori come questi, di proteggerci dalle calamità e dai terremoti, è emblematica quella cartina 96-2017. 96 non era 1796, era 1996. Emblematica. Come abbiamo dovuto correggere l'analisi in un arco relativamente breve, relativamente brevissimo, direi quasi un attimo, no? Abbiamo dovuto correggere l'analisi della pericolosità sismica di questo territorio. E se non facciamo qui, in Campania, dove teniamo una storia alle spalle che conoscete bene, abbiamo un patrimonio edilizio straordinario, poi dirò qualcosa perché è bellissima quella ricostruzione sul borgo biologico, esattamente quello a cui io ho sempre pensato, poi dirò qualcosa. E in questa terra abbiamo una storia, una memoria vissuta di terremoti, un patrimonio edilizio di quelle dimensioni, un ambiente da tutelare. Apro un tema: abbiamo finalmente capito che le polveri sottili non sono solo quelle che cacciano i termovalorizzatori, perché quello è poca cosa. Le polveri sottili sono quelle che cacciano i veicoli a trazione, diciamo, non animale, non elettrica, che girano nelle nostre città, e soprattutto il riscaldamento domestico. Sono queste le due componenti fondamentali. E allora una cultura del recupero di una dimensione di tutela dell'ambiente, di risparmio energetico, di recupero edilizio, di sicurezza sismica, sono tutte cose che sono di straordinaria attualità. Sono tutte cose che devono stare però insieme e non devono essere appannaggio di addetti ai lavori, devono essere parte di una stagione di grande rigenerazione urbana. E qual è uno dei problemi che noi abbiamo? Che chi porta in Parlamento qualche cosa e fa l'emendamento trasgressivo sulla cessione del credito, arriva il ministro, io sono stato in Parlamento, nessuno è perfetto direte voi, e so come funziona. Arrivano tre signori che sembrano dei servizi segreti a mezzanotte e ti dicono questo sì, questo no. Si chiama tecnicamente bollinatura. È il placet del Ministero dell'Economia su qualunque norma introducete e che vi troverete in Gazzetta Ufficiale. E se loro non bollinano, non si bollina. Voi direte, ma questo è un problema della politica? Certo, se ci fosse. La politica è in una fase di progressivo decadimento e di autorevolezza e di competenza. Perciò arriva il bollinatore a mezzanotte. Una volta uno di questi lo mandai a quel paese, però non ero né ministro né presidente del Consiglio, ero un parlamentare della Repubblica. E vi dico che se noi affidiamo un tema del genere al bollinatore della mezzanotte, è chiaro che abbiamo queste misure che sono metà e metà. Sì, adesso non cedono solo gli incapienti, cedono pure i capienti, ho capito. Ma se cedono i capienti, cedono all'impresa, l'impresa assume l'obbligo di fare quei lavori, altrimenti non matura il diritto al finanziamento. E nel frattempo che l'impresa in 5 anni non fa le detrazioni, deve fare i lavori
E i soldi per fare i lavori, chi glieli dà? La borsetta di mamma, direbbe un cantautore partenopeo, ma in questo caso non è una soluzione. Allora, queste piccole, perché? Perché non è scattata ancora la consapevolezza che questo non è uno dei temi. Io lo dico, Filippo lo sa quante volte ne abbiamo parlato e quante volte io incito disperatamente i miei collaboratori in regione, il governo del territorio. Per me questo non è uno dei temi, questo è il tema. Cioè, quando uno in una graduatoria c'ha una cosa che sta al primo posto. Cioè, se in questa Italia noi non facciamo questo, siamo degli imbecilli. Ed è questo il modo per rimettere in moto l'economia davvero. Cioè, per dare la possibilità al geometra di fare il geometra, di fare le misurazioni, di aggiornare i dati catastali, all'architetto di sognare, che la difesa degli ingegneri voi non sognate, gli architetti sì. Allora è chiaro che noi ci dobbiamo difendere dagli architetti, che se no ci mandano soltanto nella stratosfera, però la vostra freddezza glaciale non ci fa vivere le emozioni, quindi dobbiamo trovare un punto intermedio. Esattamente, vedete, questo è il segreto della interdisciplinarità, mettete insieme l'ingegnere e l'architetto e fate una cosa che più o meno ha una vita, e ha una memoria, e ha una passione. Allora, io poi facevo l'assessore dei lavori pubblici negli anni 80 a Salerno, quindi vivo circondato da ingegneri e architetti, quindi questa dialettica me la porto dietro da 40 anni, la conosco bene. Allora, noi dobbiamo far scattare questa molla e questo è uno degli straordinari strumenti per rimettere in moto l'economia di questo paese, per far tornare a lavorare i geometri, gli architetti, gli ingegneri, le imprese. Quindi ci sono tutte le condizioni oggettive perché ciò accada, ambientali, di sicurezza ed economiche. Ci sono altrettante condizioni soggettive e qui il bilancio è più articolato. L'amministrazione è ancora molto impreparata. Voi parlavate del metodo BIM, io mi accontenterei se sapessero usare l'AutoCAD. E se noi abbiamo l'esigenza di un ammodernamento delle professionalità e del modo di funzionare dell'amministrazione, è perché abbiamo un'amministrazione, ahimè, vecchia a volte generazionalmente, ma a volte anche culturalmente. E quindi questo è un primo problema che va affrontato. Una volta il Presidente della Regione disse dobbiamo assumere 200.000 giovani laureati nella pubblica amministrazione, venne il Ministro dell'Economia e disse no, ma questo non è assistenziale, noi dobbiamo affermare l'economia di mercato, l'impresa e il privato. Io vorrei spiegare al Ministro dell'Economia, che no, il Ministro dello Sviluppo Economico, non dell'Economia, che il privato è fondamentale, ma il privato ormai in questo paese, così come nei paesi occidentali, tutto quello che fa è regolato dal pubblico. Per cui se il pubblico non funziona, non funziona neanche il privato. E che si blocca tutto. Cioè, se il privato qui vede che il pubblico per dare un'autorizzazione ci mette un anno, mentre in Germania mette 3 mesi, per fare una causa su un decreto ingiuntivo ci metti 5 anni, mentre in Inghilterra ci mette 6, il privato se ne va. Quindi non è che noi non dobbiamo pensare al pubblico, dobbiamo pensare al privato. Noi se pensiamo al pubblico, pensiamo pure al privato. E quindi c'è un problema di ritardo soggettivo della pubblica amministrazione. Dobbiamo, dal punto di vista dei professionisti, entrare nell'idea che oggi l'applicazione professionale significa molto recupero, efficientamento e poco sviluppo, crescita, consumo del suolo, idee di espansionistiche. È un problema anche culturale. Poi c'è un problema che riguarda le banche, che è fondamentale. Se vogliamo ridurre quel famoso lasso temporale che non si chiude, no? È come un cerchio che non si chiude. Tu hai la detrazione, ma intanto devi fare i lavori. Per fare i lavori hai bisogno delle risorse. E allora qui dobbiamo trovare un sistema per far chiudere questo cerchio. L'altro cerchio è il sisma bonus.
e l'efficientamento, questo è un momento miracoloso, perché stranamente sisma bonus e efficientamento sono due cose che riguardano l'edificio, le parti comuni ma anche le parti private, hanno un linguaggio similare perché sono tutte e due classi prestazionali, uno di adeguamento sismico e l'altro di efficientamento energetico, e quindi ci sono le condizioni per metterli insieme. Uno dei miei obiettivi è quello di fare in modo che la regione faccia sponda per mettere insieme queste due cose, per farle dialogare, per avere una visione della rigenerazione del fabbricato, che è composto di efficientamento energetico di messa in sicurezza, di maggiore prestazione dal punto di vista della sicurezza sismica. Questa è l'idea che noi su cui stiamo lavorando. Cioè diventa tutt'uno. Cioè l'imbalcatura la metti una sola volta. L'impresa gli dai l'appalto una sola volta, il condominio si riunisce maledettamente una sola volta, se non si riunisse proprio è meglio, però si deve riunire per forza. La procedura di emissione a finanziamento la fai una sola volta, cioè noi dobbiamo fare in modo che i due temi di questo convegno diventino un tema unitario di un format, di un modello unitario di intervento. E le banche servono perché anche il condominio che dovrà partecipare con risorse private sull'efficientamento per le parti private possa essere messo in condizione. E qui entrano in campo i commercialisti che non hanno un'anima o l'hanno, non si sa bene, però non ne abbiamo parlato. Che pure sono importanti in questo discorso interdisciplinare. Qui è un po' un piccolo progetto di finanza. Cioè noi non possiamo pensare soltanto se la cessione del credito, l'impresa virtuosa, il contributo sulle parti comuni non basterà. C'è un grande tema che è quanto risparmio con l'efficientamento sulla bolletta elettrica, in quanto tempo io ammortizzo con questo risparmio il mio concorso al finanziamento degli interventi. È un piccolo progetto di finanza, se ci fate caso. Progetto di finanza che cos'è? È la remunerazione del capitale investito attraverso la gestione di un'opera o di un servizio. In questo caso si tratta di gestire la propria bolletta e i propri consumi. Quindi il tema delle banche diventa essenziale in questo ragionamento. Voglio dire solo una cosa in chiusura sul, l'avete chiamato borgo biologico. Lui subito ha chiesto se hai calcolato, eccetera, e questo è il tema degli ingegneri e degli architetti. Però io vorrei qui introdurre un'ultima questione che riguarda l'abbattimento di vecchi tabù e di vecchi luoghi comuni. Mi spiego. Quando nacque la multiproprietà, quando spiegarono a ciascuno di noi che era questa multiproprietà, impiegarono un po' di tempo. Tu sei proprietario, però non sei proprietario. Ma io chi so? Tu puoi andare là per una settimana. Sì, ma è mia. No, non è tua. E come vado là se non è mia? E si aprì una discussione. Poi più o meno abbiamo capito che è la multiproprietà. Oggi, e domani sarà sempre di più così, è tendenzialmente dissociabile la proprietà dell'autovettura dall'uso dell'autovettura. Con gli strumenti del car sharing, con gli strumenti del leasing, con gli strumenti dell'utilizzo di un bene che non è mio, la proprietà e l'uso del bene tendono a rendersi autonome. In qualche modo noi dobbiamo iniziare ad applicare questi principi anche alla proprietà immobiliare. Cosa voglio dire? Se io mi metto a espropriare le case abbandonate del comune di X, apro il lavoro, forse, e questi gli avvocati che abbiamo citato poco, diciamo, faremo procedure espropriative che dureranno 30 anni. Ma io dichiaro la pubblica utilità, tu hai abbandonato, sei andato in America e tuo figlio non se ne frega niente, io ho bisogno di fare il borgo biologico con l'ospitalità diffusa. Quello dice, a me non me ne frega proprio niente, perché tu a me non mi espropri niente, perché non hai la possibilità di farlo. E facciamo una causa. Se invece io dico, caro signore,
tu stai in Canada o stai, diciamo, dove vuoi tu, mi dai per 15 anni l'utilizzo del tuo bene, io faccio l'efficientamento e l'adeguamento sismico, però lo uso io, dico 15 anni per dire, poi dopo te lo ridò. Il tuo vantaggio è che avrai una casa antisismica e una casa efficientata. Però cortesemente io non posso spendere soldi pubblici a casa tua. Li devo spendere in modo che ci sia un ritorno pubblico. Vedete che scenario si apre in un ragionamento di questo tipo? Io evito di fare procedure autoritative, apro un mercato, faccio le gare, affido all'ospitalità diffusa operatori economici, rivitalizzo di questo territorio. Perché, e finisco, non dimentichiamoci che rendere antisismico un fabbricato che poi resta disabitato è una cosa triste. E la prospettiva di molti territori, soprattutto di questi territori, è questa. Allora noi non dobbiamo solo mettere in sicurezza i fabbricati, dobbiamo far tornare la vita. E abbiamo per far tornare la vita la possibilità di far tornare l'economia, di dare un'opportunità ai giovani di non andare via. Poi i giovani possono anche andarsene. Figuriamoci, io sono di origini montellesi, come è noto, so bene che ci sono più montellesi in America che a Montella. E quindi è normale che sia così. Non ci scandalizziamo nel mondo di oggi. Ma quelli se ne sono andati perché erano costretti ad andarsene. Noi dobbiamo fare in modo che oggi chi se ne va abbia la scelta di andarsene, ma non sia costretto. E possiamo consentirgli di stare qua, ovviamente dandogli un'opportunità, altrimenti se ne va, perché è costretto ad andarsene. Come vedete tutto si chiude e credo che da questa sera sia venuto un contributo importante per una grande sfida. È un tema complicato, ci sono tante cose, il legislatore è ancora timido, ci sono sempre i tre signori che arrivano a mezzanotte. Però verrà il giorno in cui i tre signori, c'è qualcuno che dice, abbia pazienza, vada da quella parte, perché noi abbiamo deciso in Italia di affermare la rigenerazione urbana come il principale asse strategico dello sviluppo di questo paese. Grazie.